Ciao amici, siamo tornati e voglio parlarvi di non solo interna coscia con questo allenamento, ma di costanza, che prendiamo una semplicissima cuscino e cominciamo a fare un riscaldamento con le gambe, ok? E tu potresti fare questo anche mentre stai sui social, stai guardando la televisione, porta un cuscino con te, un ufficio, e questa, diciamo, non voglio fare uno stupido perché nulla di stupido quando ci alleniamo, però sciocco movimento, semplice movimento mi aiuterà a rassodare l'interno coscia. L'interno coscia perde tono con l'età, l'interno coscia si svuota, si sciuppa perché non usiamo spesso e volentieri le nostre interne cosce, invece qua voi potete tranquillamente fare dei piccoli movimenti, più li fai più risultati vedrete. Ok, continuiamo a spingere come riscaldamento per le nostre interne cosce. Questo è un allenamento dedicato proprio a loro. Ok, spingo e tengo chiuso. Adesso stendo la gamba sinistra e solo la sinistra verso destra, chiudendo su questo cuscino. Ancora 4, 3, 2 e tengo ferma. Ok, e poi cambio la sinistra, la destra si alza e va verso la sinistra, chiudendo, proprio facendo pressione. Ancora spingo, 4, 3, 2 e fermo, chiudilo qua, ancora 4, 3, 2 and relax. Oh, lo senti l'interno coscia come subito si accende, ok? Di nuovo, richiudiamo, ok? Puoi anche farlo diventare più spesso volentieri, porti le punte dei piedi fuori e spingo interno, e le ginocchia. Interna, ancora, 4, 3, 2, ferma qua, ferma, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, spingete, dai, abbiamo quasi, dobbiamo cominciare e abbiamo già praticamente allenato le nostre interne cosce. Ok, allora lanciamo il nostro cuscino perché non ci serve più, ci saliamo, giriamo la nostra appoggio, perché diventa un appoggio, faremo dei circuiti, divarichiamo le ginocchia, ok, e scendiamo giù, ok, usate la vostra sedia come sostegno e cominciamo a scendere, ok, 45 secondi. Le ginocchia devono seguire sempre il punto del dito medio dei piedi, ok? Allungo, continua a scendere giù. Potete anche appoggiarvi se ti aiuta a sollevarvi dal lavoro in avanti su il tavolo, su una sedia, su qualche cosa, su una bastone della scopa volendo, se potete anche appoggiare su qualunque cosa che ti dà sostegno. Ok, continuiamo a spingere giù, ci mancano 17 secondi. Questo è un allenamento breve ma molto intenso, ok? Breve ma molto intenso. Continuiamo. Ok, spingo giù, ultimo 8 secondi. Vai. Sentite il lavoro completamente. Ancora. Ok, 15 secondi. Recupero, perché la prossima saranno uno sumo squat saltato. Ok, che vuol dire? Pliometrico. Quando è pliometrico dobbiamo darci un piccolo aiuto. Ve lo faccio anche così. Noi facciamo salto. Ritornando sulla mia sedia. Ok, salto e appoggio. Se necessario puoi anche fermarti un attimo, ok, così sono sicura che non fai male alla ginocchia. Ancora, spingo e scendo. Sumo squat, ok? Spinto sull'interna coscia, spinto su. Non mi chiudere, non mi mettere le ginocchia in avanti, mi raccomando, ok? Puoi anche aiutarti poco a poco con le braccia, perché sono molto intense per la vostra interna coscia. Me l'avete chiesto l'interna coscia, mi avete detto, ci fai altri esercizi per l'interna coscia? I vostri desideri sono i miei ordini e continuiamo. Se dovete recuperate, ok? Respirate, perché adesso dobbiamo fare il nostro prossimo esercizio. Ok, si chiama uno squat bulgaro, ok? Porto la gamba fuori. Oh, siete pronti? Divarico, ok? Aspetta, giriamo meglio così, ho un appoggio e salgo e scendo. Salgo, ma guardate che le ginocchia sono sempre rivolte verso il lato, su e giù, ok? Ancora 8 secondi,
8 secondi e poi cambiamo la gamba. Ancora e cambia. Velocemente, dai ragazzi, così continuiamo. Su e giù. E su e giù. Continuate. Continuate. Spinta e scendo. Spinta, scendo, spingo, ritorno. La cosa importante è la gamba che sta su. La sedia sta lavorando. Ancora due. Ancora uno. Eccellente. 15 secondi, seguito da 30 secondi di recupero e poi ritorneremo a fare il nostro prossimo serie di esercizi. Continuate proprio a recuperare e bere un po' di acqua e tra poco ricominciamo. Eccellente ragazzi, allora abbiamo fatto il nostro allenamento perfetto, con ricordo che potete recuperare bevendo un po' di acqua, recuperando quello che ti serve, ma dobbiamo tornare sulla seconda serie di questa interna coscia. Nostro plie squat con un bel sostegno, scendiamo, ok, dolcemente le ginocchia che puntano la punta del dito medio del piede, grandi sorrisi perché man mano che avanzi con questi esercizi che sono molto concentrati cominci a sentire l'acido lattico, ma l'acido lattico è quello che stimola i muscoli a diventare più tonici, ok, così continuiamo a pensare che tanto siamo quasi a metà strada, tanto abbiamo quasi finito il nostro lavoro, tanto stiamo facendo per il nostro interno coscia. Continuate ancora 15 secondi, poi dobbiamo fare il nostro sumo squat saltato, ok, piometrico. E dai, ancora 8 secondi, spingo giù addominali tesi, io comunque rimango centro sopra le mie interne cosce. 2, 1, and relax. Girate le vostre sedie, sedetevi sulle vostre sedie anche per recuperare il massimo. Ci mancano 9 secondi, minimo di squat, posso utilizzare le braccia anche, ok? 1, pronti? Ok, piccoli salto, ok? Proprio un movimento pliometrico, però posso anche darmi un aiuto con le braccia volendo, ok? Continuate, sempre un lungo, sempre 45 secondi, grandi sorrisi perché quando cominci a sentire l'acido lattico dentro il cuore tuo, devi sapere che stai facendo qualcosa positivo per il tuo corpo, devi sapere che stai facendo un bel lavoro. Ma, puta caso che diventa troppo difficile, oggi risiediti e aspettami, ok? Aspettami che ci mancano 12 secondi, Gigi, magari non oggi. Ricordate che ogni allenamento è un viaggio, ci sono giorni che siamo più forti di altri e non è una pecca e non giudicatevi, perché il bello dell'allenamento è che ogni giorno devi vedere mentalmente dove state. Scusate, giriamo, cominciamo con questa gamba, la gamba con cui abbiamo finito l'ultima serie. Respira, 22 secondi per lato, che sono in apertura e faccio una piccola spinta tenendomi saldamente sulla sedia, non fare movimenti troppo grossi, non sbilanciarvi di là. Attenzione di trovare una sedia ben bilanciata e robusto, non di alluminio, non di qualcosa che è poco robusto perché stai veramente sollevando tutto il peso corporeo. L'altra cosa è che non mettete quella sedia su una superficie scivolosa, ok? Upla! Stavo chiacchierando troppo, ho perso l'altra gamba. Siete salvi, l'altra gamba è più corta! Continuiamo, su e giù. Spingi su e giù. Ancora, ok? Dai, non ti preoccupare, vi faccio recuperare le prossime serie. Dammi un altro uno, ok. 15 secondi di recupero. Eccellente ragazzi, stiamo facendo un bel lavoro. Potete bere. Se ti posso dire un'altra cosa, sedetevi. Oh, meritato recupero.